Oggi parliamo di Breaking Bad. Breaking Bad quando erano i governi a occuparsene. I tempi in cui i soldati andavano in guerra con in tasca un pacchetto di pastiglie. E parliamo di un soldato finlandese che dopo un'imboscata si è trovato da solo in mezzo alla neve a dover fuggire. E cosa fai quando ti trovi da solo e sei disperato, ma hai in tasca tutta la razione del tuo plotone? Te la prendi in una volta sola e parti per il viaggio. E che viaggio! In ogni caso, ne parliamo dopo la sigla. È il 16 marzo 1944. Siamo ancora in piena Seconda Guerra Mondiale e un gruppo di ricognitori sciatori finlandesi viene mandato nel Kalakasarkika. Ve lo scrivo qua sotto. Comunque, in questo posto sperduto, vi faccio vedere la cartina. È uno di quei posti che dite, oh, no, la Russia arriva fino a là. Un posto del genere. E comunque, sembra che i russi stiano costruendo un aeroporto lì e quindi mandano questo corpo fighissimo, che immagino che esista in Finlandia, ma in Sardegna non credo che ci sia il corpo di esploratori su sci. Comunque, lo mandano là e cadono in un'imboscata. Perché la vita è una merda. Perché pure nel posto sperduto riesce a cadere in un'imboscata. Ora, già è difficile orientarsi nella neve. Se in più ti stanno sparando addosso e ti tirano qualche granata, probabilmente la cosa principale è scappare. E poi le cose diventano un po' complicate, perché di solito quando sei in un gruppo non è che tutti hanno le cartine, tutti hanno la bussola, tutti. Di solito c'è un po' una divisione di mansioni, per cui, insomma, ognuno va per conto loro, più o meno. Dei 9 uomini del plotone, 3 riescono ad arrivare a un villaggio. 3 riescono ad arrivare a una base militare, che è proprio la fortuna massima. In realtà 2 giorni dopo ne arriva un altro ancora, che non so cosa abbia fatto per 2 giorni, però quantomeno arriva. Poi c'è il caporale Iatala, che invece viene preso dai russi e si farà 10 anni in una di quelle prigioni russe meravigliose vicino al Polo Nord, che sono meravigliose perché forse vedi gli orsi polari e una merda per tutto il resto. E ne manca uno, che è quello di cui andremo a parlare. Il 9° uomo è il caporale Aimo Koivunen, che inizia a scappare sugli sci convinto di essere a capo di tutti gli uomini, ma con in tasca la razione di Pervitin di tutto il plotone. Ora, sarà la fretta, sarà il buio, sarà che aveva paura di non andare abbastanza veloce. Insomma, in teoria dovete prendere una pastiglia e lui decide di prenderle tutte, in un colpo solo. Sai mai che poi te ne dimentichi, che poi le perdi, che poi ti perdi, che poi ti dimentichi, che più o meno è quello che succede quando prendi 30 pasticche insieme. Ora, se vi state chiedendo che cos'era il Pervitin, era un'imitazione dei tedeschi delle anfetamine che avevano fatto vincere alle Olimpiadi pre-guerra gli americani in una marea di discipline. Anfetamine. A dire il vero, oggi le chiameremo metanfetamine, che non c'entra niente con Facebook, non so perché abbiano scelto quel nome. In ogni caso, se una pastiglia è la dose consigliata per un essere umano, o meglio per un soldato, so dalla subacquea che tutto quello che è militare è tipo il 50% più del limite che consideriamo buono per le persone normali, lui si è preso 30 volte quella dose. Questa cosa di prendere droghe per andare in guerra non è una roba nuova, siamo chiari. Ci sono le foglie di coca, c'è la ayahuasca, ci sono i funghetti. Abbiamo una storia di soldati che prendono droghe per andare a combattere. Sarà forse che l'uomo non tende così naturalmente a combattere? O a combattere verso il suicidio perché c'è un altro tizio che dice che deve combattere? Può darsi che questo sia il motivo per cui ci riempiamo di droghe per andare a combattere. Ma se fosse così, dovremmo applicare la stessa cosa, ad esempio, alle discoteche. Può darsi che gli uomini non siano fatti per andare in un posto rumoroso a saltellare intorno ad altri tipo pavoni? Non lo so. Fate voi le vostre conclusioni sul perché prendiamo droghe per fare roba strana. Per quanto invece riguarda le guerre moderne, i tedeschi sono stati i campioni nelle invenzioni di droghe interessanti per le guerre. E non voglio fare la scenetta alla Kanye West, Hitler ha fatto anche cose buone, perché per fortuna sono prima di Hitler. 1807, Sir Turner scopre la morfina. 1859, Niemann scopre la cocaina. 1897, Hoffman scopre l'eroina, che sono sempre oppiacei, non so perché non abbia scoperto il primo, comunque, ok. 1912, Haben scopre l'MDMA. Non ci deve sorprendere quindi che dalla prima guerra mondiale in poi l'utilizzo delle droghe durante i combattimenti sia
comunissima e a volte anche in trincea perché è un po' noioso. E poi sai com'è, se devi fare uno sport magari un aiutino, e se devi fare un'operazione chirurgica aiutino, e se devi stare a casa mentre tuo marito fa un'operazione chirurgica aiutino, insomma è un periodo in cui le droghe sono piuttosto diffuse. Poi diciamolo, abbiamo fatto anche grandi cose. Per esempio Scott e Amundsen, quando sono andati a esplorare il Polo Sud, raggiungendo per la prima volta quello che consideriamo il punto del Polo Sud, erano sotto tabloid, che era una sostanza commercializzata come Force March, marcia forzata. Era una sorta di coca, caffeina e un po' di altre cose. Una delle tante cose che oggi non possiamo prendere e quindi ci tocca sentire la fatica. E tornando alle guerre, pensiamo anche al fatto che nelle guerre succedono cose brutte e le cose brutte fanno male. E la cosa bellissima degli oppiacei è che ti fanno dimenticare il dolore. Sono anestetici. A volte anestetizzano un po' più della gamba che ti stanno amputando, però, diciamo, se mi stessero amputando una gamba, probabilmente sarei felicissimo di essere strafatto e non pensarci. Specie perché i tempi erano piuttosto lenti. Cioè, di solito lo facevano un po' ad mutsum, diciamo, perché poi ogni tanto qualcuno era più veloce e magari tagliava due dita dell'assistente, come è successo, per cui non troppo veloci, non troppo di fino, bene gli oppiacei in quelle situazioni. Se da un lato le droghe sono utilissime mentre sei in guerra, dall'altro lato all'opinione pubblica potrebbe non piacere, e quindi ad esempio in Germania nel 1916 vietano il tabloid ai soldati, che è un po' come vietare l'uso del contante per i grandi evasori, serve un cazzo, e quindi sotto sotto. Che poi, diciamocelo, la cosa peggiore di rendere legale qualcosa che esiste è che la gente lo fa di nascosto, per cui magari hai un soldato che si sta tirando verso il muro pensando di attraversarlo e non gli puoi neanche chiedere onestamente perché. E vabbè. Finita la guerra, nel 1934 in America viene scoperta la benzedrina. E viene venduta a tutti! Ai bambini per il catarro raffreddore, agli adulti per il mal di testa, a chiunque. E ai camionisti, perché i camionisti devono stare lì a guidare, e l'America è grande, devono guidare per giorni, e la benzedrina gli permette di guidare giorni e giorni, senza fame, senza sete, senza stanchezza. E infatti viene comunemente chiamata Speed, che sicuramente avete sentito. E siccome Speed vuol dire velocità, viene anche passata agli atleti delle Olimpiadi di Berlino, di cui parlavamo prima. E vincono, perché? Perché questa roba funziona. A nessuno piace perdere, e tantomeno perdere le gare olimpioniche, e tantomeno se sei la Germania. Per cui la Germania, che già aveva tutta quella storia di chimici eccetera, mette i suoi chimici a inventare qualcosa di paragonabile. E inventano il Pervitin, che non è forte quanto lo Speed, ma dura molto di più. Quando poi inizia la Seconda Guerra Mondiale e l'idea del Blitzkrieg, la guerra lampo, cosa c'è di meglio per una guerra lampo di un soldato che non si stanca, che non ha fame, che non ha sonno, che non ha sete? E infatti è lo stesso Rommel a dire datemi un soldato che non si stanca e farò di lui un soldato vincente. E infatti nella guerra lampo direi che la Germania va piuttosto bene. Ovviamente il Pervitin viene dato ai soldati tedeschi, ma vuoi che non venga dato al Führer? E non vuoi che venga dato agli amici del Führer, tipo il paziente di Benito Mussolini? E vuoi che poi non venga dato agli eserciti dei soldati alleati? Ed è così che il Pervitin arriva anche nelle tasche del nostro amico soldato sciatore Koivunen. L'abbiamo lasciato che si era appena preso 30 pasticche, cioè una dose assurda. Ora, a dire la verità, all'inizio inizia a sciare velocissimamente e anche a capo degli altri uomini, solo che poi si sbatte a un albero tipo dopo 4 minuti e poi cade per terra e inizia a sciare per terra e poi riprende a sciare velocissimo, o almeno così dicono gli altri commilitoni, perché non è che ci fossero i piccioni testimoni. E magari ti viene male dire che l'hai mollato là perché era impazzito, per cui dicono che a un certo punto è iniziato ad andare davvero veloce e l'hanno perso di vista. Purtroppo non sappiamo esattamente cosa è successo, è un po' come quando uno prende una sbornia e ti dice che hai fatto ieri? Non lo so, però mi sono svegliato a casa di una, più o meno lo stesso. O ancora meglio come mio amico, che non sa cosa ha fatto, però si è svegliato con le mutande dell'altro tizio che era a casa sua, addosso. Insomma, cose divertenti, e così, dopo 2 giorni, lui si risveglia, a 100 km dal luogo del conflitto. E riprende a sciare, perché, insomma, comunque vuoi tornare a casa, sei in mezzo alla neve, fa freddo, vuoi comunque tornare a casa, per cui riprende a sciare. Però lo attaccano i lupi, che però non ci sono, e poi gli orsi, che però non ci sono,
E poi trova finalmente un rifugio, che però è uno sperone di roccia, e poi continua ad andare e un rifugio, questa volta lo trova davvero, trova un rifugio. Accende il fuoco, si scalda un po', poi si addormenta, poi si sveglia, attizza il fuoco, si sveglia, attizza il fuoco, si addormenta, si sveglia in fiamme, tutto in fiamme, chissà che Cristo è successo le volte che si alzava a attizzare il fuoco, per cui riesce comunque a sopravvivere all'incendio. Questa è la cosa assurda, che vedeva i lupi che gli parlavano, le cose, però riesce comunque una botta di culo dopo l'altra ad andare avanti. Si rimette a sciare, a un certo punto dà tutte le sue provviste al tizio che era con lui, ma non c'era nessuno con lui, per cui ha perso le provviste. Poi viene riattaccato dai soldati russi e quindi ingaggia un conflitto a fuoco con i soldati russi, ma poi sono alberi. Ora, siamo onesti. Questa cosa è successa anche a vari alpinisti sul K2. C'è una che ha dato gli scarponi al tizio che era con lei, che non esisteva, e poi ha perso le dita dei piedi. No, non è una scusante. Niente, non è una scusante. Quello è mancanza di ossigeno, questo è impasticcato. Ok, cancelliamo questa frase. Non è una scusante. Riprende a sciare e a un certo punto viene attaccato da un lupo e inizia a combattere, combatte il lupo, poi si rende conto che era un tronco. Cioè, vi rendete conto di quanto sarebbe stato noioso sciare per giorni e giorni? Cioè, è pieno di emozioni. E alla fine riesce a arrivare a un avamposto tedesco, cioè è la salvezza, si avvicina e salta su una mina antiuomo. Ma perde solo un pezzo di piede. Cioè, di nuovo, immaginatevi quanto si sente fortunato. Cioè, sei saltato su una mina antiuomo e sei sopravvissuto neanche troppo male. Per cui arriva all'avamposto tedesco, lo trova abbandonato, si sente il re del mondo, apre la porta e la porta era minata. E quindi fa un volo di 30 metri, cade sulla neve, si rifugia in un fosso e rimane là per giorni e giorni. Immagino che già avesse fame, perché fate conto che è una settimana e mezzo che girella la neve mangiando gemme di pino, che non devono neanche essere così buone, però se sei disperato perché no? E adesso sei in un fosso, gravemente ferito, non ti riesci a muovere e non hai nulla da mangiare o da bere. Magari da bere pigli un po' di neve, te la sciogli in mano e se ti durano le dita te la bevi, ma da mangiare. Nei 6 giorni che passa nel fosso riesce anche ad acchiappare una ghiandaia siberiana, che è un uccellino così, per cui immagino che lo solo sia mangiato con le piume. Non stiamo a fare i sofisticati, lottava con un pezzo d'albero. È già molto se ha davvero mangiato un uccellino e che non si sia mangiato un pezzo di mano, quindi va bene così. E comunque, dopo 6 giorni, passa un aereo di ricognizione tedesco, vede il rifugio bruciato e vede lui che ha messo tipo una bandiera su una racchetta e sventola così chiedendo aiuto. È salvo. È il 1° aprile ed è salvo. Quando viene portato in ospedale pesa 43 kg e ha un battito di 200 pulsazioni al minuto. Considerate che io arrivo a 130 e mi sembra di stare morendo. Quindi 200... No, non lo so, probabilmente è talmente veloce che pensi di essere una libellula e non lo senti. È anche il primo caso documentato di overdose di metanfetamina. Ed è anche il primo caso documentato di uno che sopravvive a un'overdose di metanfetamina. Magari il freddo ha aiutato, magari se fosse stato al caldo sarebbe morto di crepa cuore, chi lo sa, però è sopravvissuto. Per quanto riguarda la distanza percorsa grazie al Pervitin, se avesse scelto il percorso migliore possibile sarebbero 400 km. Siccome probabilmente non ha scelto il percorso migliore possibile, diciamo che probabilmente ne ha fatti 800 di chilometri nella neve, da solo. È una bella distanza. E siccome ai finlandesi non piace la gente che corre da sola nei boschi, dopo questo vietano il Pervitin. Sai mai che alla gente gli venga di mettersi a correre 400 km nei boschi? Non piace. Per cui il Pervitin viene vietato con lui. E lui torna a fare il civile, diciamocelo, tra tutti quelli sopravvissuti sei uno che ha una grande storia da raccontare. E un pezzo di piedi in meno. Ma vabbè, sei sopravvissuto. Aimo Koivunen muore nel 1989, a 71 anni, dopo averci raccontato questa meravigliosa storia. E se volete trovare una morale in questa storia, beh, fatelo voi. Quello che posso dirvi io è che probabilmente, senza tutte queste droghe, il 1939 sarebbe stato un anno molto più tranquillo. E con questo è tutto, ci vediamo presto e se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, Patreon, cose, mandatelo agli amici, mettete i like. Su, facciamo crescere questo canale che non ne posso più di commenti e email che mi dicono ma perché il tuo canale è così piccolo? Datemi una mano.